Siamo al 13 maggio 2007. Questo è il gruppo folcloristico di San Pietro Avellana, Montemiglio. Hanno viaggiato tutta la notte. Qui c'è l'esposizione. Ci sono venuti da così i rappresentanti. Ecco, questi sono i tartufi di San Pietro Avellana con il nostro Validoro. Questo è il tavolo del Museo della Proloco con dolci caratteristici fatti fare dai membri della Proloco. C'è la guida al museo, ci sono libri, il libro del vecchio folklore, del vecchio gruppo folcloristico. Questa è la vetrina allestita con oggetti del museo, allestita da alcuni membri, da Serena, da Francesco. E questo signore lavora fa delle miniature della vita agricola del paese. Questa è Serena che osserva Validoro tutto intento a sistemare i suoi tartufi. Questi sono Marilena e Roberto. Marilena è la segretaria della Proloco che ha organizzato il viaggio. Questo è il dottor Righi che si vede adesso di spalle. Ecco, qui arrivano con le insegne dell'antica Firenze. E il dottor Righi mesi fa mi chiese se era possibile effettuare questo gemellaggio per quanto riguarda la realtà della civiltà contadina tra il nostro museo e quello di Gaville, una frazione di Figline Valdarno, di questo museo della civiltà contadina che contiene 5-6 mila pezzi, è una cosa spettacolare. Lui aveva raccolto questo materiale insieme ad altri membri della Proloco locale molti anni addietro. Io ho detto, va bene, mi mandi questa lettera. Lui diceva che si erano gemellati, se non erro, già con 33 musei d'Italia, mancavano quelli, un museo del Molise, della Liguria e della Sardegna. E poi dopo è arrivata la lettera e ne ho parlato con Marilena, la segretaria della Proloco, e lei si è attivata insieme a tutti gli altri membri del comitato perché si facesse questo viaggio. Farlo finché durerà la festa del mondo. Ma anche se è dura, sempre più dura, e se un giorno smetterò non sarà per colpa di altri, che un tempo erano amici, ma per chi avrà perso non solo i denti, capelli. Ecco, sta parlando il dottor Righi, hanno iniziato la cerimonia per la premiazione dei limoni più belli, praticamente loro fanno questa sagra ogni anno. Una parte del gruppo folcloristico che poi fa parte della Scola Cantorum di San Pietro Avellana, guidata egregiamente da Don Felice Fangio, da Walter, da Mirko, e sono state invitate anche a cantare in chiesa durante la messa e si aspettavano così qualche canto alla buona, invece si sono ritrovata una Scola Cantorum, e questo così ha dato tanta gioia al Pievano, al parroco Don Pietro, che si è complimentato, e sappiamo che sono stati molto apprezzati, sono stati contenti. Veramente anche noi avvertivamo tutto un clima particolare. Le ragazze dicevano, noi ci sentivamo in un clima particolare. Poi c'è questo organo di circa 700 anni, quindi anche gli organisti, Walter e Mirko, così si sentivano, avevano un senso quasi di rispetto per questo organo, diciamo, per questo strumento così antico. E porta luce uniglia alla sua bella. Ciao,
dottore, buongiorno, come sta? Sia pure, mi fa piacere. Lì c'è Walter che suona la fisarmonica. La sera quando mi ha salutato perché stavano ripartendo ha detto: sono stanco ma sono soddisfatto. Infatti le ragazze e lui con Mirko e i ragazzi sono rimasti veramente contenti. Non ne parliamo di quanto è rimasto contento il dottor Righi, oserei dire quasi quasi commosso. E ringraziamo Dio di tutto. Sono partiti a mezzanotte veramente e sono rientrati più o meno a quell'ora, quindi veramente hanno fatto un sacrificio, ma l'hanno fatto volentieri, sono veramente tanto cari. Anche tutte le altre 20 persone, parenti, amici, sia dei membri del gruppo sia altri, sono rimasti tutti contenti. Basta. No, cerca, devi cercare. Si vede. È proprio questa mia cucina. Tana per me. Brava. Senta Maria. Comunque dell'amministrazione comunale di San Pietro Avellana, sì. Al professore Righi, per il suo impegno, per questo museo bellissimo che è riuscito a realizzare. Molteni, un museo di buon convento non l'abbiamo visto, però c'è una bacheca che già dice molto sulla qualità di questo museo. Saluto il sindaco di questa splendida località e i cittadini di Garilla. Consentitemi un saluto particolare a Don Pietro, che è il parroco di questa pieve meravigliosa e nella quale ha trovato sistemazione
di un museo. Io sono ottimista, professore, sul futuro di questa, proprio perché è sistemato in un posto stupendo. Certamente ci sarà chi rileverà la staffetta, ci sarà qualcuno che lo dirà. Il nostro museo della città contadina è un museo civico, ma esiste perché c'è stato l'impegno e l'interesse di Maria Teresa di Lorenzo dall'inizio e vive grazie a lei. Il nostro museo si caratterizza perché è un museo di oggetti di un'agricoltura di montagna, molto semplice, non era l'agricoltura di pianura delle zone ricche. Però ci sono oggetti che dimostrano per poter preparare gli ambiti, per provare le musiche. Il secondo motivo è perché il loro repertorio è un repertorio degli anni 50. Queste canzoni hanno segnato il riscatto del nostro comune dopo la distruzione della Seconda Guerra Mondiale. Io vi ringrazio tutti per questa bellissima giornata. Ora in avanti anche molti altri musei sono più vicini a noi e noi più vicini a loro. Sostituisco un attimo Righi che si è dovuto assentare e do la parola al vice sindaco di Figline, Carlo Artini. Buonasera a tutti. Io ringrazio a nome dell'amministrazione comunale di Figline prima di tutto gli organizzatori che ogni anno con l'impegno massimo che mettono riescono sempre a realizzare una manifestazione veramente bella. Ringrazio i comuni arrivati con le loro tradizioni, i loro musei a gemellarsi con Gaville, cioè Santa Cavellana, un buon convento, perché questa tradizione dei musei e della città cittadina significa molto per il nostro paese. Noi ricordiamo sempre che questa antica pieve è precedente alla grande nascita del Risorgimento italiano, del Rinascimento italiano, quella che era la civiltà
identità italiana vera, cioè Gaville rappresenta per noi qualcosa che ha preceduto addirittura Firenze. È da qua che Firenze ha attinto risorse dal 1000 in poi per ingrandirsi, per diventare quella che è diventata nel Rinascimento. E poi ha vissuto tutte le vicende che sono arrivate fino ad oggi, fino al tramonto di quella civiltà contadina che ha lasciato traccia e lascia traccia. E ha tanto splendore. Tutti vogliono Molisanina perché è la più bella del paese. Di San Pietro. La fortunata è Rusenella. Ma quale Rusenella? Si domandano le spasimanti. Il paese è pieno di ragazze con quel nome. Sarà per caso quella che si farà avanti e coraggiosamente parlerà con Mastandò? Vediamo, ascoltando Mastandò, se riusciremo a svelare il mistero. Simbolico, un attrezzo del nostro museo che
non è un'espropriazione, ma è un doppione che affidiamo ad un altro museo, quindi non è un esproprio vero e proprio, anzi è un affidamento ad un altro museo. Ed è un oggetto particolare, è la nostra bigoncia, contadini di una volta. La bigoncia lo sapete che è vero? C'è chi la chiama in un modo e chi la chiama in un altro. Per noi è quella che si porta nel campo per ambostare, per l'uva. Quindi noi, siccome loro hanno altre tradizioni, noi gli diamo un dono della nostra tradizione. Ecco. Sono vecchie consumate, vengono dalla mia famiglia di una volta. C'è addirittura il marchio della mia famiglia. Marcate, guardate. Sono marcate, seguite di me. Ecco questo. Allora, si parte dall'amico professor Montani, buon convento. C'è anche il mio modesto libro. Cose piccole ma donate col cuore, questo è importante. Quindi noi proseguiamo il nostro semellaggio promettendo una visita di ritorno, ma non per riavere qualcos'altro, solo per continuare la nostra amicizia. Grazie. Allora scusate, credo che sia giusto laddove c'è da stabilire un rapporto di amicizia, ricevere e dare. E allora permettete che vi diamo qualche piccolo dono sia al nuovo museo gemellato sia a Gaville. Allora, il primo è il quaderno di Dino, e cioè la sottolineatura dell'importanza per un museo della didattica. Questo è un po' l'elemento primario su cui noi lavoriamo molto, in particolare lavora una nostra collaboratrice Marina Giordano che è qui tra di noi. Il secondo invece è legato a una caratteristica dell'allestimento del nostro museo, che è la multimedialità. Il nostro museo nuovo, e pertanto siamo nati in era di multimedialità, e allora vi offriamo due cassette legate al nostro museo che parla dell'oggetto del nostro museo, la metadria. Adesso invece vi offriamo qualche pubblicazione legata, che i musei non sono soltanto il passato, di un vecchio ombrello rivisitato al giorno d'oggi. Lei donerà al professor Molteni, direttore del museo di Bonconvento, un altro dono di prodotti tipici. Pregiatissimo dottor Righi, desideriamo anzitutto ringraziarla coi suoi collaboratori, Sandro, Adriano, per l'accoglienza calorosa che ci avete riservato e che ci ha colpito. Tutti i partecipanti sono entusiasti per questa venuta a Gaville e per questo gemellaggio. Siamo contenti che questo, come lei mi ha detto, la ricompensa di tutte le fatiche organizzative e che è stata una fra le più belle manifestazioni che lei ha organizzato in relazione ai gemellaggi col suo museo e alla Sagra dei Limoni. Mi diceva per telefono: non ho parole. In verità noi siamo semplici e limitati, ma quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto col cuore, e penso che questo sia la cosa che più conta. Del resto anche voi siete persone tanto care, semplici, affettuose. Sappiamo che ha colpito anche la nostra Schola Cantorum. Anche loro e tutti noi siamo stati colpiti dalla vostra meravigliosa pieve millenaria, dall'organo vetusto settecentesco, dalla vostra cortesia. Ringraziate anche Don Pietro a nome di tutti noi. Ringrazi la signora Righi per la sua straordinaria umanità ed affettuosità. Ringrazi le autorità, la sua collaboratrice al museo, la soave silenziosa Laura, il personale della cucina e tutti. Desideriamo ringraziare anche il professor Molteni, direttore del Museo di Buonconvento, con la sua collaboratrice, la dottoressa Marina Giordano. Ci ha colpito la specificità dei doni ed il loro valore e rigore scientifico.
Ci ha poi particolarmente colpito il suo splendido museo con l'abbondantissimo, interessantissimo materiale della civiltà contadina e i locali che lo contengono. Abbiamo idea, per esperienza diretta, di quanto lavoro e di quante difficoltà esso abbia comportato e comporti. Per telefono mi esprimeva il desiderio di ricevere anche la documentazione relativa al mio intervento. Non è venuto nella ripresa filmata, per questo volentieri lo registro di nuovo, pensando di fare cosa gradita anche alla signora Molteni e da quanti, mi è stato detto, sono rimasti particolarmente commossi, forse per qualche episodio relativo alla vita di sacrificio e alle sofferenze della nostra gente. Per questo riportiamoci al momento in cui, insieme ad altri, ho veramente fatto il mio intervento. Questo lo ricordi, ecco. Ecco, grazie, anche se mie di spalle, per la proposta di questo gemellaggio col Museo della Civiltà Contadina di San Pietro Avellana. Grazie della vostra amabile accoglienza. Grazie alle autorità, agli abitanti di Gaville. Siete deliziosi per la semplicità, per l'accoglienza. Siete tanto cari. E grazie a tutti gli intervenuti, anche a quelli del Museo di Buonconvento, che abbiamo già annotato semplicemente dalle esposizioni quanto sia serio e preciso. Non avevo mai pensato, raccogliendo foto d'epoca oppure oggetti donati dalla nostra gente, di realizzare un museo. La proposta venne da un mio ex alunno, poi collaboratore nella biblioteca e quindi nell'archeoclub. Un museo! Scoppiai a ridere, a San Pietro Avellana, e i locali, e la manutenzione. Tuttavia mi informai e ne parlai col sindaco, che accondiscese. Iniziò così una collaborazione continua e fattiva con l'amministrazione comunale e coi sindaci che la rappresentavano. A ciascuno di loro va il nostro grazie per quanto ha fatto per il nostro museo. Tra essi, la nostra particolare gratitudine va al dottor Antonio Di Ludovico, qui presente a questa manifestazione, al quale dobbiamo, con l'intervento della Regione e l'appoggio della sua amministrazione comunale, la costruzione di una nuova ala del museo. Egli ci è stato e ci è sempre vicino. Saluto il sindaco di questa splendida località dei cittadini di Gaville. Consentitemi un saluto particolare a Don Pietro, che è il parroco di questa pieve meravigliosa e nella quale ha trovato sistemazione il museo. Io sono ottimista, professore, sul futuro di questa, proprio perché è sistemato in un posto stupendo. Certamente ci sarà chi rileverà la statua. Dopo aver raccolto foto d'epoca per un decennio presso la biblioteca comunale che avevo gestito, nel 1982 fu dunque costituito il museo comunale. Da quel momento fu un crescendo. La maggior parte del popolo, senza distinzione, mi donò oggetti relativi all'agricoltura, arti e mestieri, pastorizia e transumanza, allevamento, ma anche si andò delineando la raccolta di materiale delle civiltà parallele a quella contadina, quelle della nobiltà e della borghesia. A ciò si aggiunga la parte archeologica, la raccolta di libri antichi ed altri tipi di raccolte. Ma qui siamo stati invitati ad un gemellaggio relativo alla civiltà contadina ed è di questo che dobbiamo parlare. La civiltà contadina, il contatto diretto con la madre terra e con la terra madre. Il miracolo della vita che si riproduce anche nelle piante attraverso i loro frutti, che prima non esistevano e poi, con l'opportuno colpo di zappa o di badile, attento a non distruggere, vedi affiorare miracolosamente dalla terra questi frutti, come piccoli, deliziosi tesori che la terra ti dona, che Dio ti dona. L'abilità creativa della mano del contadino, che nelle lunghe invernate fa l'artigiano e crea culle e attrezzi, e fa lo scalpellino, lavorando anche la pietra. Una generazione che si è spenta, ma di cui è rimasta traccia e testimonianza nel nostro museo, come in quello di Gaville e di tutti gli altri musei della civiltà contadina. La mano creativa dell'uomo, in simbiosi con l'ambiente. La lavorazione del latte, la sua trasformazione in formaggio, nella deliziosa ricotta. La lavorazione della lana, della tela.
far rivivere almeno un poco qualcosa di questa generazione in cui la mente e la mano sono in stretta simbiosi creativa. Far rivivere qualcosa attraverso gli attrezzi, qualcosa della loro abilità manuale nell'artigianato, nei mestieri, nell'attività agro-silvo-pastorale. Rendere quindi vivo un museo per quanto possibile. È un ambiente vivibile, mi sono sentita dire varie volte da parte di visitatori particolarmente attenti e sensibili in visita al nostro museo. Questo è importante. Fermare l'impronta dell'uomo perituro in modo, per quanto possibile, imperituro, con una manutenzione seria, attenta, amorevole, per trasmettere ai posteri l'impronta dell'uomo completo, quello che non intellettualizza soltanto, ma che fa, con l'opera esperta delle mani, quello che pensa. Quale piacevole sensazione nei miei ricordi di bambina il latte fresco della capretta, appena munto, nella campagna verde, oasi di pace nel circostante fragore della guerra. Il contatto diretto con la natura. Nell'84, in occasione di una mostra fotografica di scultura, di artigianato e di prodotti tipici locali, sull'invito inserimmo questi versi. Lasciatemi inebriare del verde della mia terra. Lasciatemi inebriare dell'aria pura della mia terra. Lasciatemi ossigenare il corpo e l'anima, in simbiosi con essa. Lasciatemi immergere nel silenzio, nell'oblio, perduta in essa. Quando ogni suono tace, ogni rumore, solo s'ode uno stormir di fronde, un allegro d'uccelli cinguettio, lo scroscio fresco dell'acqua in questo piccolo Eden sconosciuto. E s'alza il canto antico e sempre nuovo che dalla terra sale e poi ritorna. Il canto della morte che si fa vita e della vita che muore per rinascere ancora. Vi faccio un esempio di come la nostra gente mi donava e mi dona gli oggetti per il museo. Al museo, fra le altre, c'è una culla. Circa 30 anni fa una nonna mi disse: «Signori, posso darvi una cionna, una culla, per il museo?» «Certo», risposi, e la cionna fece il suo ingresso nei locali del museo. Ma dopo un po' ci fu un imprevisto. Era in arrivo un bambino a sua figlia. «Signori, mi potete ridare un po' la cionna? Ci serve!» «Ma certo», risposi, e la culla tornò nella casa da cui era partita. Poi però il bambino crebbe e la cionna non serviva più. «Signori, posso ridarvi la cionna? Non serve più a casa!» E la culla tornò definitivamente al museo. Al museo c'è però anche un'altra culla. Veniva usata, come tante, dalla madre per trasportare il bambino in campagna, come facevano tutte le mamme contadine. In campagna veniva posta sotto un albero all'ombra mentre la madre lavorava, zappava la terra, eccetera. A mezzogiorno, come sempre in questi casi, gli adulti mangiavano la polenta che era nella spasa trasportata dall'altro lato della culla, mentre il bambino beveva direttamente al seno della madre. Nel nostro caso, una mattina la mamma si accorse che il bambino stava male. Ne parlò col marito, ma lui rispose: «Cosa possiamo fare? Dobbiamo andare a lavorare, altrimenti cosa direbbe il padrone?» Mentre il bimbo era nella culla, sotto l'albero, la mamma si accorse, osservandolo, che era morto. Ebbe la forza di tacere. Fece finta che il bambino dormisse. Alla fine della giornata di lavoro, mise sulla spara la cionna col bambino morto e tornò a casa. Mise in ordine la casa, se stessa e il bambino. Poi cominciò a urlare il suo dolore. Questi erano la dignità e lo spirito di sacrificio eroico della nostra gente. Sul depliant relativo all'inaugurazione ufficiale del museo, il 4 agosto 1983, ripensando a quanto abbiamo detto e alle partenze, ai ritorni della nostra gente per guerre, terremoti, ricerca di lavoro ed altre traversie,
mi pareva un po' di paragonarla alle greggi in transumanza che scendevano in Puglia a settembre lungo il tratturo Celano-Foggia su cui sorge il nostro paese e poi rientravano in primavera. Per questo ci sgorgarono dal cuore questi versi. Avanza, onda di greggi in transumanza. Avanza senza posa, mare di velli ondeggianti, lungo nastro increspato lungo il verde tratturo. Avanza, pastore, avanza, sannitico popolo sulla terra di Volana. Come in sogno io rivedo l'andare e il tornare della mia gente e le guerre e gli esili e le angosce e il morire e il rinascere su questa terra vita, sulla mia terra amata. E il gesto semplice e usuale e lo zappar la terra e il pane spezzato nell'afa dei campi o al desco e il sudore. E l'abile gesto della materna mano che impasta e lava e culla e tesse e ricama. Risorgi, terra amata, come al tempo dei padri. Risorgi in ogni figlio tuo sparso nel mondo. Richiama a te, nei tuoi pascoli erbosi, l'amato gregge tuo di transumanza. Risorgi, terra amata, la tua vita nella mia. La mia ti dono perché tu, in pienezza, rifiorisca e viva.